Buongiorno a tutti, scusate l'immenso ritardo, ma oggi il bandiera è andato lungo. Mi dispiace, ma è sempre il solito che si perde in ciancerie. Eccolo qui. Sempre la causa del ritardo. Non è vero. Abbiamo avuto gente fino adesso. Sì. Eccolo qua. Ciao, baci baci. Allora, cominciamo subito. Toby a terra. Dai. Toby a terra. Allora. Abbiamo dovuto litigare oggi, con Toby per l'edera. ragazzi. Oggi, sempre struttura, sempre utilizzando quelle foglie che abbiamo già utilizzato ieri, però meno pronunciate. E facciamo un bouquet un po' particolare per questa sera. Mi allontano perché non si vede la lunghezza. E con dell'edera cascante così e questi verdi e fiori. Allora cominciamo con pollo. Vuole rosa, quindi sì, tutto rosa. Signora, sì, tutto rosa. Buonasera Nicoletta, pronti partenza. Ciao Nicoletta. Anche. Allora Enrica ci chiede che fiori sta inserendo. Bovardia. Prego. Allora bovardia, questa è la bovardia, questa qua, eccola qua. Poi abbiamo inserito dell'astromeria, che adesso vado a ricercarla, eccola lì, fermo Marco un attimino, eccola, dell'erica. E poi mettiamo dentro delle rose, che visto che è una cena, inseriremo anche delle rose. Sì. Allora, le rose farò un paio di gruppi. Ma che bello Marco! Mi fa piacere. Bellissimo. Quell'etera che casca è veramente. Anche Daniela scrive, fantastico. Siamo tutti sullo stesso pensiero. E adesso mettiamo il tocco finale. Luciana scrive che è molto artistico.
ti scrive. Grazie. Belli anche i colori, delicati. Grazie. I colori sono stati richiesti dal cliente. I colori sono stati richiesti dal cliente e noi ovviamente in base ai colori poi abbiamo scelto anche come che fiori utilizzare, cioè perché non è, va bene il colore, ma poi devi anche trovare i fiori che possono stare bene insieme e valorizzino il tutto, insomma, perché sennò adesso gli metto qualche rametto di cinerea per dargli un po' di chiaro scuro e qualcosa che poi accompagna anche qui sotto. Mamma! Dina scrive, senza parole, che bello. Grazie, grazie, è sempre bello. Io ti riporto bello tutti i messaggi che ti scrivono perché te li meriti proprio, Marco. Sempre bello ricevere messaggi e avere queste... Anche Silvana ti scrive, è fantastico. Allora, poi sopra come finitura. Claudia scrive stupendo. Grazie. Mara invece ti scrive come sempre bellissimo. Mara? Mara Rosi, complimenti all'artista. Grazie. Beh Marco, sei bravissimo. Sei bravissimo. Ok, ecco, allora, se riesci a stare fermo 2 secondi, che mi piacerebbe far vedere, ok, l'insieme dei fiori. Va bene? Ah. Davide scrive in maiuscolo, il bandera è uno dei pochi fioristi che ha studiato. Mica bau bau micio micio. Ciao Toby. Almeno fare i corsi vale qualcosa. Sì. O no? Spero. Sì. Sono stati sacrifici, ma ne valsa veramente la pena. Buon pomeriggio a te Marta, ciao. Ecco qua. Buon pomeriggio a tutti, adesso, scrive Marta. Adesso siamo in disaccordo. Siamo in disaccordo tra io e mia moglie. Io metterei 2 punti focali con queste perle. Cosa ne pensate voi in un bouquet così? Ci vedete una lavorazione con le perle? No, ci vedete. Se vi piace. Io l'ho interpretato. Tu l'hai interpretato così. Io non lo vedo, se mi permetto. Mafalda, buonasera, bellissimo, ti scrive. Sì, Dina, è andata a raccogliere l'edera Toby, perché prima non eravamo in diretta, ma intanto che Marco lavorava l'edera per il bouquet, lui era attaccato sotto e tirava, erano lì che litigavano. No, no. Sì, sì. Toby è... Ok, partono. Daniela Dinte, niente perle. Niente perle. Niente perle. Daniela? Ok. Sentiamo il parere della collega, Nicoletta. Nicoletta. Allora, intanto Marta scrive, prendo il pranzo in fretta per poter vederli. Nicoletta scrive, sarebbe bello anche con qualche rametto di nocciolo contorto. Averlo sì. Sì, nocciolo contorto, concordo con te, ma cosa sì. Ne pensate delle perle? Sì, no. Se siete d'accordo o se non siete d'accordo. Magari inserite danno un tocco diverso. Nocciolo contorto ci avevo pensato, però purtroppo non ce l'ho disponibile. Luciana ti scrive sì alle perle, per me sono belle. Guarda. Che dite? Ok.
Adesso diranno cosa ne pensano, ecco. Sì o no per le perle. Ok, intanto che ci pensate, noi lo finiamo, questo ovviamente sempre il discorso nastro sì, incarto no, questo, solamente un nastro sotto. Questa è la finezza, Dina dice, se l'artista dice perle. Allora, sotto solamente un nastro. Sì, sì, quello sì. E farei un nastro. Rosella, sei una meraviglia. Di questo colore io. Brunella dice no perle, comunque bravissimo. No, Marta perle. Invece dice che meraviglia con le perle. Vedi, va proprio a gusto. Va a gusti, è vero, va a gusti. Va a gusti. E invece e il quindi... nostro fornitore ti scrive te lo porto io e non ce l'ho contorto. È bello, logico, lui lo vende. Ecco, Claudia scrive, non si vedono molto, è bello non anche senza. Allora, non si devono vedere molto, deve essere solo una... Bisogna quasi andare a cercarle le cose quando si fanno questi bouquet, perché non deve, cioè è bello andare a vedere cosa c'è dentro. E quindi le perle, se le metto, le devo mettere in questa maniera. Se facevo una lavorazione sopra, le perle mi portavano via tutta la bellezza del bouquet, mentre invece io voglio che si veda la lavorazione, si vedano i fiori, si veda il gioco di verde e tutto quanto. Ok, dai. Luciana scrive, sarà che a me piacciono tutti i lustrini, perle, ride e va a gusto. È vero, va a gusto, è vero. Allora, in un bouquet così campestre, così direi anche no. Però ho voluto metterle per dargli un tocco di luce al centro. Là. Mara scrive, anch'io avrei optato per il nocciolo contorto. Sì, quello sì, senza dubbio. E Silvana dice, Marco, è ultra stupendo. Grazie. Adesso lo leghiamo e poi vedremo i commenti del cliente. Cosa dice? Maria Luisa invece scrive, no perle, per me il bouquet è bellissimo senza. E poi Mara scrive, comunque è bellissimo. Bene, si è scatenata. Vabbè, adesso vedremo. Vediamo. Ragazze, perché sono tutte ragazze, tranne il nostro fornitore Davide. Saluta le tue fans. Ciao a tutti, ci vediamo domani. Domani torneremo con un classico. Ecco. Un bouquet classico. Ok. Buona serata a tutti, un abbraccio e un bacio. Ciao! Grazie perché ci seguite veramente in tanti. Grazie. Anche dei complimenti. Ciao! Ciao. Poi rispondo a tutti, eh!